sovraffollamento rimane il principale problema anche per l'estate 2011 per il carcere Don Bosco di Pisa. 354 detenuti contro una capienza di 280. Situazione meno acuta dello scorso anno, quando le presenze superarono quota 400, ma i problemi comunque restano. Entro ottobre partirà un intervento di manutenzione straordinaria nel reparto giudiziario, ma tutta la struttura, nata circa 70 anni fa, avrebbe bisogno di sostanziali interventi di riqualificazione. E questa mattina il sindaco di Pisa, assieme all'assessore alle politiche sociali, ha incontrato i direttori delle carceri di Pisa e Livorno, Vittorio Cerri e Ottavio Casarani, oltre che il personale della polizia penitenziaria. Un colloquio anche per farsi interprete nei confronti del territorio delle tante piccole ma pur sempre importanti esigenze del carcere. Noi ci impegniamo a sollecitare la Regione e tramite la Società della Salute ad aiutare le associazioni che fanno volontariato in carcere. Poi diamo anche dei piccoli aiuti concreti. Io ho fatto venire qui due giorni fa due pancali di carta igienica che il direttore mi aveva chiesto di far arrivare, l'ho trovato grazie a un contributo gratuito di un'azienda che ringrazio, la Polipra di Fauglia, e ora vorrei impegnarmi a trovare tre frigoriferi e un condizionatore d'aria, perché ho visto che sono necessari, e interventi anche piccoli come questi sono molto molto importanti.